Come sempre noi siamo pronti a tutto questo, diretta live streaming, pagina di Facebook Sport Television. Ben ritrovati a tutti, amiche, amici, ma soprattutto amiche, come sempre appassionati di motocross, ben ritrovati. Allora, ben ritrovato anche a Michele Fanton, mio compagno per quel che riguarda la classe MX1, la supercampione, poi verrà sostituito, ma perché lui ha altre cose da fare, come in questo momento ne ha altre da fare, Alex Zanni, quindi cambio sulla poltrona al mio fianco. Benvenuto, ben ritrovato Michele. Ciao, grazie, ciao Ricciotti e ciao a tutti gli appassionati che sono qui collegati a questo bellissimo evento, questa ennesima prova del campionato italiano in una pista spettacolare, sabbiosa e molto insidiosa. Assolutamente. Allora, Sabbioland, Otto Biansabbia, e sono vari i soprannomi di questo tracciato, con i piloti che si stanno schierando. Ieri la pista è stata messa a dura prova perché, come sempre, i passaggi sono stati tanti, il fondo sabbioso che si modifica, e abbiamo visto inquadrato il leader della classifica, il leader per l'ennesima volta della Paul Spark Exhaust, che se l'è portata a casa, un altro premio per Alessandro Lupino, 1:36,7 il suo miglior tempo, leggermente più lento il suo compagno di squadra Valentin Ghio. Anche lui è qui come diversi altri per visionare il tracciato che fra qualche settimana ospiterà il Gran Premio della Lombardia. Sì, infatti è un bellissimo banco di prova anche per gli stranieri presenti a questa gara, a questo campionato italiano. Va bene, Lupino è qui che lotta per la classifica, naturalmente Guglio, suo compagno di squadra tra l'altro nel campionato del mondo in sella alla onda, è qui per un allenamento, è una gara importante, un allenamento in vista della prova del mondiale che si sputerà qui a fine mese, per cui un bel banco di prova, una pista veramente insidiosa come abbiamo detto prima, sabbiosa, ricca di molte buche e canali, per cui è un buon allenamento sicuramente per questi piloti. Sicuramente, perché c'è un bel livello nel campionato che oggi cresce ulteriormente, c'è Ghio, c'è Goncalves che tra l'altro qui è il pilota di casa, visto che il suo team è l'Ottobiano Motorsport, la sede del team è proprio qui ad Ottobiano, e anche lui non aveva bisogno di provare perché il tracciato lo conosce bene come tutti, però sai, il clima gara è ben diverso, di conseguenza è meglio esserci partendo da dietro un cancelletto che piuttosto allenarsi da soli. Sì, infatti come tu mi insegni, una gara è una gara, non è allenamento, per cui c'è la tensione, il nervosismo, il contatto diretto con l'avversario, e poi comunque quando ti confronti direttamente con gli avversari anche lo stimolo diventa diverso, per cui la gara è una gara e lì l'allenamento veramente è completamente diverso, e sicuramente si confronta anche la forma fisica, la gara più o meno è di lunghezza quasi uguale al campionato del mondo, per cui anche la condizione sarà importante da valutare a fine di questo match. Oggi fortunatamente il sole è un po' coperto dalle nuvole che avevano promesso le previsioni meteo, che ultimamente fortunatamente per noi in caso quest'oggi ci beccano poco, pioggia che avrebbero raffrescato l'aria, aria che è comunque più fresca rispetto a ieri quando il caldo si è fatto sentire, ma sono professionisti quasi nella totalità dei 40 che si schierano dietro al cancello di partenza. Logico, questo è un campionato di alto livello, alcuni non lo sono, ma anche se dicono di non esserlo, professionisti poi lo sono, perché naturalmente per gareggiare nel campionato italiano motocross bisogna essere ben preparati e di conseguenza se non ci si allena non si va forte. Ieri, come detto, il caldo era veramente intenso, oggi le nuvole coprono il sole, quindi le temperature diciamo sono più abbordabili per i piloti, ci sarà comunque da faticare. Sono più miti, però sappiamo che c'è una grande umidità fuori, fortunatamente non c'è il sole che
ulteriormente scalderebbe la temperatura, però comunque a livello fisico oggi sarà una gara molto dura, provante, e staremo a vedere naturalmente chi avrà la condizione più ottimale per affrontarla dal primo all'ultimo giro ad un certo ritmo. E allora 25 minuti più due giri, sta per iniziare il conto alla rovescia, le cartelline saranno pronte, manovrate, scusate il termine che non è bellissimo, dal direttore di gara o dalla sua assistente per dare gli ultimi segnali, come sempre il cartello dei 15, il cartello dei 5 e poi si abbasserà il cancello di partenza per la prima delle 5 gare importanti, ed eccole qua le ragazze Maxis con Andrea Barbieri, l'ex director della Federazione Motociclistica Italiana, che comanda le ragazze pronte ad alzare il cartello dei 5 secondi al via, l'ultimo segnale e ci siamo, motori al massimo, lancio, control, schiacciato e si abbatte il cancello. Qui non ci sono le griglie, andiamo a vedere alla prima curva quello che è Guillaume, Valentin Guillaume all'esterno, subito battaglia con una moto del Zenato, mi sembra dell'Italian Factory, che si è messo con la sua KTM, se non vado errato, non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra proprio una maglia dell'Italian Factory. Poi c'è un'altra delle Fiamme Oro, e quindi è quella di Ale Lupino, lì vicino, campo largo giustamente da parte dello staff della regia di Luca Noce per farti riconoscere, e c'è con Calves, lui ha preso il comando, poi Guido, poi mi sembra che sia Sebastian Zenato il pilota, sì, 385, lui poi De Bortoli, Davide alle spalle di Ale Lupino che va largo e cerca subito l'attacco, riuscito nei confronti di Sebastian Zenato, un ragazzo veneto impegnato nel campionato europeo 300, che però oggi corre con il 450, evidentemente qui la potenza serve, ha scelto di gareggiare anche qui con la 450. Beh, indubbiamente qui il terreno molto pesante, sabbioso, un 4,5 avendo molti più cavalli, è gestibile la potenza qui, sicuramente è molto più agevolato rispetto a un 300-200 che qui il motore sforza, per cui anche la velocità sono migliori. Allora noi con Calves davanti, Valentin Guillaume, Ale Lupino, Zenato, poi De Bortoli, queste le prime posizioni, tre piloti di mondiale, uno dell'europeo ed altri che stanno cercando di mettersi in evidenza per recuperare la gara, come detto sarà lunga, 25 minuti più due giri per vedere quello che riusciranno a fare. Naturalmente occhi puntati sulla nuova configurazione del tracciato perché è cambiato, ma ora andiamo a vedere la classifica, se si aggiorna, purtroppo oggi connessioni difficoltose per quel che riguarda internet, in questo caso l'Italia dimostra ancora di essere indietro. Allora con Calves, Ghio, Lupino, Mallein, anche lui ha avuto la meglio sul Zenato, quindi De Bortoli, David Filippanz, Cristian Furlotti, Nolo Belgi, decimo Christopher Valenti, altra presenza, ora siamo aiutati anche dalla grafica di Sport Italia per vedere le classifiche, quindi andiamo a vedere poi altri big che con Bonini, attenzione, manca l'appello Bonini, manca nelle prime 10 posizioni, è il 13esimo e Giovanni Bertuccelli, specialista della sabbia, un po' alternato il pilota siciliano che sarà tra l'altro wild card qui per il Gran Premio della Lombardia. Altri nomi importanti che hanno avuto problemi non ne vediamo, poi Pierfilippo Bertuzzo è un nome importante, ma mi sa che neanche è partito Pierfilippo, infatti vediamo che c'è uno zero perché ha dei problemi al ginocchio, ieri ha provato sicuramente, ha avuto dei problemi, dolore e quant'altro, quindi purtroppo il pilota dello Scotia Racing ha preferito non partire. E allora settimo Filippars, ottavo Cristian Furlotti, nono Betti, decimo Cristoffo Valente, poi Musso e Marini, altro pilota della 300, lui invece gareggia e in pista con la sua Husqvarna 300 e cercherà naturalmente di fare il meglio delle sue possibilità con il leader Goncalves che guadagna qualcosa. Ora però le wave in salita, dicevo, la nuova conformazione un po' cambiata per rispettare gli standard del mondiale per quel che riguarda la lunghezza, 1550 metri le installazioni delle strutture, quindi è cambiata la parte delle wave e che ora si sono spostate in curva e in salita, quindi ulteriori difficoltà, zona molto tecnica dove i piloti molto
molto più esperti fanno la differenza solo in un frangente della pista che è lungo circa 50 metri, addirittura i piloti rispetto a quelli meno più esperti riescono a guadagnare un secondo e mezzo in queste wave molto difficili, impegnative. Se non affrontate con la giusta determinazione e velocità si perde molto terreno rispetto ai piloti molto più esperti che fanno il campionato del mondo. E intanto un ex del campionato del mondo è già sesto alle spalle di Davide De Bordo, e parliamo del numero 19, naturalmente David Philippards, che va all'attacco all'interno, traiettoria, block pass e costringe un De Bordo che è un po' troppo arrendevole. Che dici, Michele? Ma Davide evidentemente su questa tipologia di terreno non riesce ad esprimersi, come abbiamo visto a Montevarchi lottare dal primo all'ultimo giro per il podio. Qui soffre molto di più, evidentemente quest'inverno non è riuscito ad andarsi ad allenare nei paesi nordici dove ci sono queste difficoltà esattamente uguali a quello che si trova in Olanda, in Belgio, dove si allenano i top driver. Per cui qua Davide, la sua esperienza ha fatto la differenza, infatti l'ha superato abbastanza agevolmente. Evidentemente Davide soffre appunto per tipo di sì, Davide morto, mentre Davide è andato via. Intanto attenzione per Ghiglio all'attacco, guardate le wave, la differenza è di velocità per Ghiglio, che ha sverniciato un quanto mai non arrendevole ma forse spaesato in quel tratto, in quel momento ha perso il sincronismo che è importantissimo, e quindi passa il comando Valentin Ghiglio. E attenzione perché il lupo è lì, il lupo si sta avvicinando anche lui a Goncalves, e grazie a Luca che si ripropone questa splendida azione. Infatti guardate all'esterno come ha perso il ritmo sulle wave, che è fondamentale, e Valentin Ghiglio, il pilota elvetico, lo ha veramente sverniciato, come si suol dire nel nostro ambiente. Infatti ieri Ghiglio in quella fase dove ha superato Goncalves era il più veloce in assoluto, infatti tutti i piloti erano lì a guardare la sua traiettoria, ma soprattutto il suo ritmo, il suo modo di affrontare quelle difficoltà, e ha dimostrato di anche oggi in questa prima fase della prima manche di essere il più veloce nelle wave. E adesso addirittura sta cercando di allungare leggermente, ma Lupino è subito dietro a Goncalves perché non vuole perdere Ghiglio, che vuole andare a vincere questa prima manche. Eh sì, già battaglia, quindi vedremo come evolve la situazione con il lupo che ci tiene a non essere messo dietro dai suoi avversari anche nel campionato mondiale. Quindi vedremo se Lupo troverà le motivazioni che spesso, purtroppo gliel'ho detto anche ieri più volte, nel mondiale non trova, invece nell'italiano sembra veramente un altro, e oggi lo stai dimostrando. Ha preso la ruota ormai di Goncalves e speriamo si appresti a superarlo per non far passare lo straniero. Siamo in Italia ed è giusto che i nostri siano là davanti. Con le altre posizioni andiamo a vedere, Mallet è sempre il quarto, quinto Philippards, che però negli ultimi giri è stato sì più veloce, seppur di poco, del francese dell'MP Racing, e poi De Bordo di Belgi Zenato, ottimo spunto che sta sfruttando al meglio Sebastian davanti a Bonini che sta cercando di recuperare, di Christophe Valenti, l'elvetico del Marchetti Leopard Racing, anche lui Christopher Valenti impegnato nel campionato europeo della 300. Intanto sta cercando di stringere i tempi e il lupo, le potete già vedere quanto sia segnato il tracciato, ma questa è proprio ormai la caratteristica dei terreni sabbiosi e morbidi, con Ale Lupino che nel frattempo ha fatto segnare il miglior tempo in gara, lo ha fatto segnare nel terzo giro, quindi quello chiuso poco fa, segno che sta forzando. E grazie ai campi larghi di Luca Chiopra e Luca Doce possiamo vedere anche il distacco, e attenzione a Lupino all'attacco all'esterno, traiettorie diverse per i due piloti in lotta ora per la seconda posizione. Via l'ennesima lenta strappo dalla maschera di Ale Lupino, vedete la tecnica, si sgrebba per tenere il più in basso possibile la moto e mettere le ruote posteriore a terra per dare velocità. Santissimi, esita, santissimi, salti lunghissimi, ho fatto di due parole, ne ho creata una, vabbè. Con Ghiglio che scappa, attenzione perché il lupo in questa parte
centrale della gara, forse sta un po' non dormendo perché c'è un Goncalves da attaccare. Vedremo se riuscirà a recuperare quei pochi metri. Le wave che fanno la differenza spezzano il ritmo, e come sono veramente, come vediamo Michele, veramente impegnative da superare. Beh, impegnative, ma soprattutto anche fisicamente veramente provanti, perché solo quel pezzettino di pista i piloti veramente fanno una fatica incredibile per cercare di mantenere il ritmo, di tirare la moto verso la ruota davanti per cercare di tenerla alta e superare con più velocità possibile e mantenere quel ritmo per o avvicinarsi o non perdere importanti metri dall'avversario. Ma intanto vediamo Lupino, che comunque sta mantenendo un buon ritmo. Infatti nell'ultimo passaggio abbiamo Guyot in 1.43, stessa cosa per Gonçalves, 43.100, e Lupino 43.4, e poi vediamo Philippe Paire che sta cercando di rimontare, anche se in questo passaggio ha perso un paio di secondi, sì, un secondo abbondante, quindi ancora non c'è la velocità giusta, probabilmente per David, che sappiamo essere impegnato in doppio ruolo di istruttore, team manager, anzi triplo ruolo, istruttore, team manager e pilota, quindi ne fa anche troppe, ma voleva essere protagonista del campionato italiano. Si sta riuscendo a fasi alterne, mentre per quel che riguarda il nostro Lupo, ancora qualche metro da recuperare nei confronti di Rui Goncalves. Ora inizieranno anche i doppiaggi, che qui saranno più frequenti, visto che alcuni piloti sono un po' più in difficoltà. E poi c'è da dire che anche i quattro piloti del gruppo B gareggiano insieme, quindi sono un po' da prendere con le molle i sorpassi, i doppiaggi, anche perché il personale di servizio è pronto con le bandiere blu, ma come abbiamo detto più e più volte, per i piloti non è sempre facile trovare lo spazio giusto da dare a chi si appresta a doppiare. E intanto Rui Goncalves, molto piano Motorsport, il team per il pilota portoghese, che sta cercando di andare a recuperare, no, perché Guyot sembra abbastanza lontano. Ora sta zigzagando tra i piloti più lenti da superare, e a 14 minuti ancora dalla fine, più due giri, Lupino che sembra si sia avvicinato, per cui vedremo naturalmente come affronterà i prossimi 14 minuti. Allora, qui tecnicamente, Michele, è molto semplice l'analisi delle moto: sospensioni dure, gomma a pala, quindi ci sono poche cose da fare, diciamo. Dai, oddio, nella forcella anteriore si cerca di sfidare al massimo possibile per avere l'avampreno più alto nel davanti, perché la moto nella sabbia tende ad affondare quando si arriva in curva, e addirittura nella parte posteriore si cerca di ammorbidire l'effetto della molla, per cui si ha una precarica molto più debole rispetto a un tracciato più duro, perché si cerca di mantenere la moto più bassa nel retrotreno per agevolare soprattutto nella fase dove ci sono le wave, per alzare con più facilità la ruota anteriore e mantenere soprattutto la stabilità. Come vedi, ho bisogno di un commento tecnico, perché io l'avevo fatta semplice, ma giustamente spiegato invece quello che ci vuole per andare a fondo. Intanto il resto della classifica: Bonini, Benji, ottima prova come sempre di Hollywood, che nonostante gli anni passano, lui riesce ad essere sempre veloce e performante. Con Bonini, Benji, Valente, Marini, Zenato, sono tutti lì, non sta cambiando molto nelle posizioni. Tanto attenzione, perché anche Bertuccelli, che era partito tardatissimo, è già al 14°, quindi il siciliano, che è il re della sabbia per quel che riguarda gli innumerevoli campionati italiani vinti, guardate che assembramento di piloti da doppiare che c'è, che per il momento sembra abbiano fatto perdere un po' di tempo ad Ale Lupino, andando ad avvantaggiare Rui Goncalves, con sempre là davanti la leadership nelle mani di Valentin Guyot, e il nostro Lupo che cerca anche lui di zizzagare in mezzo ai piloti da superare, e sembra questa volta aver trovato la velocità giusta per andare all'attacco. Ora sbaglia e allunga un po' troppo la traiettoria, questo è il salto dove agli internazionali Jeffrey Herlins si è complicato da un po' con la vita. L'attacco del Lupo, incroci di linee, il bello di questa pista è proprio la possibilità di interpretare in diverse
diversi modi, sia i salti che soprattutto le curve. Beh, in effetti anche le immagini ci fanno notare come Rui affronti la pista nei vari settori in modo leggermente diverso da Lupino, questo anche coadiuvato dal fatto che ci sono già un sacco di doppiati da superare appena dopo 10 minuti, qualche minuto in più della metà gara. Vedere questi piloti già che vengono doppiati, questo mi fa capire la vera difficoltà del circuito, quanto sia grande la differenza tra i piloti, chiamiamoli professionisti, esatto, che affrontano il mondiale, a quelli che comunque la domenica cercano di fare del loro meglio, e qua la differenza si nota in maniera veramente esponenziale. Se nelle piste tradizionali si nota un po', qui si nota alla grande, perché proprio vedete la difficoltà, proprio sembra che alcuni non riescano proprio ad andare, e anche da questo dipende che oggi ci sono un po' meno iscritti, oltre ai tanti infortuni che si sono verificati, che hanno per il momento tolto di gara diversi piloti, mentre ci riprova il lupo. Intanto Guillot se ne è andato, un vantaggio di 4 secondi nei confronti di Goncalves, di conseguenza se ne sta andando, favorito anche dai doppiaggi che si trovano ad affrontare in coppia Goncalves e Lupino. Valentin Guillot ha preso un margine, 10 minuti più due giri, non sarà facile recuperare. Filippo Arzi intanto ormai a 24 secondi, e Matteo Bonini che ha avuto la meglio anche lui nei confronti di Davide De Bortoli. Attenzione perché si avvicina anche Christian Meggi, anche se nell'ultimo giro è stato un po' più lento del Veneto, con il numero 43, poi Valente, poi Marini, Zenato e Stefano Pezzuto, che sta cercando di recuperare. Buona gara per Pezzuto e buona gara. No, ora per il momento si è fermata un attimo l'azione di Gio Bertuccelli, che è 14esimo, davanti a Tabone, davanti a Pagliacci, Muratori, Della Mora, Tagliaferri e tutti gli altri piloti che lottano anche per le altre categorie, perché ricordiamo c'è l'Elite, c'è la Over 21 e c'è la Under 21, quindi per il momento almeno fino alla decima posizione sono tutti Elite. Poi il primo della Over 21 è Sebastian Zenato, il primo della Under 21 è Gianfranco Mattara. Questi lo diamo, dato il giusto risalto anche naturalmente agli altri ragazzi che gareggiano, che stanno cercando di mettersi in evidenza, perché è giusto così, ci sono tre campionati per cui lottare. Intanto le immagini per il numero 19 David Philippers, questo invece è un altro gentleman driver, possiamo dire rider, possiamo definirlo, Nicola Di Luccia, un ragazzo campano che però è sempre presente con tanto sacrificio e dedizione in questo campionato italiano, con David Philippers che sta cercando di mantenere il ritmo. Ora un nuovo giro che si conclude per David con 21 secondi, direi che però sta viaggiando, no, è 46, confondevo le tabelle sul timing di MGM Timing, mentre Bonini, direi Matteo Bonini bene, perché anche lui ha avuto la meglio nei confronti di Simon Mallet, guadagna la quinta posizione e sta crescendo bene, per purtroppo una partenza non bellissima. Christian Meggi con 49, no, direi che anche lui ormai è fuori dalle possibilità di poter migliorare più di tanto, può avvicinarsi a De Bortoli che lo precede di 5 secondi, ma non sarà facile. Intanto inquadrata ancora la Yama Astes for Teaser, il team di DP19, uno junior team per quel che riguarda Yama, che sta facendo crescere i piloti della 250. Intanto questo è Manuel Jacopi, se non vado errato, con il numero 371, il pilota che partecipa al campionato europeo, anche lui della classe 300, tra l'altro si è messo anche in evidenza nella prima prova disputata a Teuchenthal, e vedremo se riuscirà a far bene, perché anche la 300 ha un suo campionato che viene premiato naturalmente poi a fine giornata. Intanto Valentin Guillot continua a girare bene, 1:45.042 nell'ultimo giro percorso con Calves e gli altri, un po' più lontani. Intanto ci si blocca la connessione, ma fortunatamente abbiamo anche gli smartphone e ti facciamo consumare anche la rete. Purtroppo un po' di problemi di connessione, come ho detto, ancora l'Italia in questo deve imparare molto, anche in questo purtroppo. Guillot, Goncalves, Lupino,
Philippers, Bonini, Mallè, De Bortoli, Peggi, Marini, Valente decimo, bella lotta tra i due trecentisti, Thomas Marini, San Marinese, lo svizzero Christoph Valente e Zenato, che invece oggi insieme alla 4.50 con il Pezzuto dodicesimo, Bertuccelli che ha avuto la meglio su Mattara e quindi continua il tentativo di recupero da parte di Giovanni Bertuccelli e della sua onda del team party. Intanto in quadratura per la Kawasaki numero 36 di Matteo Bonini, che direi si sta risollevando benissimo dopo una partenza non delle migliori e sta cercando, andiamo a vedere i tempi, è girato a 48, no, David è stato leggermente più veloce, poi ci sono 10 secondi quando ne mancano solamente 6 dalla conclusione, di conseguenza purtroppo penso che anche, mi sembra di capire che anche Rubo abbia mollato, che dici Michele? No, no, però il monito ci dà che è molto vicino a Rui, perché nell'ultimo passaggio è girato addirittura un secondino più veloce di Rui, infatti ecco l'immagine con un angolo più aperto ci fanno vedere Rui davanti ma subito appena dietro il grande Alex Rupino, che ancora manca 5 minuti alla fine più due giri, potrebbe anche pensare di fare un attacco negli ultimi passaggi. Eh sì, allora mi smentisce come sempre subito con il ritmo e con le immagini per Lupino, mi sembrava che avesse un attimo allentato, invece evidentemente mi sbagliavo, anzi sicuramente mi sono sbagliato, ed ora vedremo se in questi ultimi 5 minuti appunto riuscirà a recuperare ancora. Via l'ennesima lenta strappo per avere la miglior visibilità possibile, altri doppiaggi da superare, Rui Goncalves è pronto per andare a effettuare il sorpasso, ora anche il Lupo nei confronti del numero 219, vedremo in quanto sbrigherà la pratica il nostro Ale Lupino con la possibilità di recuperare ora la volta di Francesco Muratori, ex vice campione europeo Supercross, il pilota del flyover che lascia passare senza creare problemi Ale Lupino, che in questo giro qualcosina ha perso nei confronti, direi che più di qualcosina, ora vedremo quantificato sul traguardo il ritardo accumulato da Lupo in questo giro, 4 minuti ancora e andatura ad elastico tra i due, quindi vedremo naturalmente un Goncalves che continuerà a tentare a tenere la seconda posizione, e il Lupo però si riavvicina, è molto veloce in alcuni tratti il Lupo, qui forse è il tratto in cui Goncalves sembra essere un po' più in difficoltà, anche se lo affronta bene, ma direi non velocissimo, al contrario di Guillaume che abbiamo visto prima, al contrario del Lupo che anche interpreta molto bene quel tratto di pista. Questa è la curva che rimette i piloti nel tratto che poi nel mondiale sarà quello della pit lane, dopo questo curvone ampio, una sponda altissima. Ieri Lupo qui era spaventoso, ora la pista si è un po' più segnata in maniera diversa, era in piedi sulle pedane e la affrontava come fanno i pop sulla pista di ghiaccio, senza la minima sbavatura. Oggi invece la pista si è segnata un po' di più, di conseguenza sempre veloce ma non quanto ieri. Intanto notavamo noi che siamo un po' più esperti, lui sei molto più di me, molti piedi sulle pedane, sulla sabbia bisogna stare per controllare e stringere il serbatoio. Assolutamente, bisogna stare il più possibile in piedi per cercare di trovare le traiettorie ideali, condurre la moto con più semplicità per evitare varie sbavature, soprattutto nella sabbia dove la moto si affonda parecchio, e sedersi solo negli attimi in cui si effettua la curva e poi subito di nuovo in piedi, gambe molto strette sul serbatoio, e cercare di alzare il più possibile la ruota anteriore per affrontare le grandi buche, ma soprattutto i grandi canali che si stanno formando giro dopo giro. E allora intanto direi che stanno doppiando fino all'undicesimo, c'è Sebastian Zenato che è in undicesima, dodicesima posizione, andiamo a vedere, grazie, il Zenato è dodicesimo, è già stato doppiato, superato anche da Pezzuto, Bertuccelli per il momento non riesce ad avvicinarsi e di conseguenza allora questo inquadrato lì in mezzo è Chigliossi con la maglia del team Honda Red Moto Assomoto numero 92 per Valentin, che fino adesso non era stato inquadrato perché se n'era andato, giustamente ora Luca va a dar visibilità al pilota elvetico che quest'anno è arrivato nel team italiano abbandonando il suo preparatore storico il De Maria, c'erano un po' di contrasti ma siamo anche
del cronaca rosa, c'erano un po' di contrasti con la fidanzata di Valentin, poi si sono lasciati, quindi siamo più la giornata di cronaca rosa che altro in questo momento, gossip e quant'altro. Però direi, dai, che se la sta cavando bene il pilota elvetico, il campionato della 450 della MXGP e dell'italiano è un po' meno naturalmente, ma la MXGP è durissimo e di conseguenza non è facile far risultati, e per lui è la seconda stagione nella 450, di conseguenza sta acclimatandosi con questa cilindrata. Sì, infatti Guyot ci aveva fatto vedere delle performance incredibili nell'MX2 e nell'ultima stagione prima di passare nella 450. Tutti pensavano che passando in questa categoria più grossa, per il suo fisico molto più prestante, si sarebbe acclimato molto più velocemente, ma evidentemente la difficoltà appunto di questa categoria, di questa moto, ma anche soprattutto i grandi campioni che cercano questo campionato, sta trovando le difficoltà per inserirsi nelle alte classifiche. Nella classifica sì, anche perché non è facile poi, se non si parte bene, recuperare, ce l'ha dimostrato, ora divaghiamo un po' sulla MXGP, ce l'ha dimostrato Erlings proprio nell'ultima prova. Il livello è talmente alto che anche i fuori classe, una volta quando non beccano la partenza, hanno difficoltà a recuperare. Intanto tre giri alla conclusione, perché passa quando mancano pochi secondi allo scadere del tempo il nostro Valentin Guyot, passa con 2 secondi di ritardo, passa con 2 secondi di ritardo con Calves, con 8 il lupo che ha mollato. Allora qualche problemino forse per il nostro miglior rappresentante in questa prima manche della classe MX1, con la quarta posizione di David Philippe, poi Bonini, Mallet, Becchi, De Bortoli, Marini, Christopher Valente, 11° Pezzuto, come avevamo detto ha avuto anche lui la meglio su Zenato, ed è l'ultimo forse dei piloti a pieni giri. Ora vedremo se riusciremo ad aggiornare la pagina, l'eterna lotta con la connessione internet di noi poveri telecronisti e commentatori tecnici, quindi vedremo. Intanto Guyot ha iniziato da poco il terz'ultimo giro, e attenzione, così sì, mi sembrava, mi sono esitato un attimo perché c'è l'avvicinamento repentino e velocissimo da parte del 999 Rui Goncalves, salta lunghissimo, lì c'è un salto che le telecamere non rendono idea, ma è veramente lungo, saranno un 30 metri di salto abbondante, no, anche di più, assolutamente è veramente spettacolare, è della nuova configurazione del tracciato. Allora attenzione, perché ora ci sono dei doppiaggi da effettuare. Valentin Guyot, eccolo lì davanti sulle wave, ora finiscono quelle dritte per andare ad affrontare quelle in salita che spezzano il ritmo. Infatti una piccola indecisione da parte di Rui Goncalves, e iniziano gli ultimi due giri per la coppia di testa. Ora un doppiato da superare che fa guadagnare qualche metro ancora, a Valentin Guyot, ma vedremo. Intanto il lupo purtroppo è la prima manche di due, anzi di tre, perché c'è anche una super campione da vedere poi, con Phil Pires che ancora deve transitare, ormai in ritardo di 9 secondi del lupo dal primo e di 8 da Goncalves, che invece è lì, che ci sta provando Rui Goncalves, le bandiere blu che sventolano, ci auguriamo che i piloti, e come in questo caso, si è voltato e dà spazio, ed è Christophe Valente, si attacca, vicinissimo, ha staccato lunghissimo Rui Goncalves, ed è pronto per andare all'attacco in questo ultimo giro e mezzo. Vedremo dove tenterà, quindi posti per tentare il sorpasso ce ne sono, direi. Sì, ci sono un sacco di posti dove comunque superare agevolmente. Qui indubbiamente la differenza la farà anche la forma fisica, che sembra che lui abbia qualcosina di più di ossigeno nel corpo in questi ultimi due passaggi, e poi ci sono ancora un sacco di doppiati che potrebbero fare la differenza, aiutare appunto Guyot ad allungare su Goncalves, o aiutare viceversa, perché sono un po' ecco anche Marini intanto che sta per essere messo dietro, e quindi stanno doppiando veramente un numero incredibile, a conferma di quello che avevamo detto poco fa, che questo è un tracciato veramente difficile e impegnativo.
con Betty settimo, ottavo era Marini, e quindi Betty per il momento è l'ultimo dei piloti a pieni giri in settima posizione. Christian Betty, che eccolo qua inquadrato per un attimo col casco giallo, non so se in questo ultimo giro riuscirà a mantenere l'onorevole posizione dell'ultimo ai pieni giri. Penso che, visti i tempi di percorrenza, i primi girano a 45, Betty è girato a 59, penso che eccolo là davanti, infatti pronto per essere superato, e non mi dispiacerà a Betty fare un giro in meno. Sicuramente, però comunque eccolo. In quest'ultimo giro Guyot è riuscito ad allungare leggermente su lui, evidentemente i doppiati hanno agevolato Guyot, sì, hanno agevolato, ma evidentemente anche le segnalazioni da parte della squadra di Alfredo Bevilacqua e di Francesco Maifredi hanno fatto svegliare Guyot, che aveva la vittoria lì, dice perché perderla, per magari respirare un attimo, respiro un attimo meno e mi impegno di più e vado via a guadagnare qualche metro, cosa che gli è riuscita. Però non direi che ancora la lotta è finita, perché Goncalves ci sta provando, si avvicina, il cambio repentino di direzione della moto lo ha costretto a una correzione in volo spostando il corpo, e Valentin ora affronta l'ultimo tratto, ma un tratto a lui favorevole, con un Goncalves non lontanissimo, ma per il momento non sembra in grado di poter affondare l'attacco. Si avvicina ancora, ma qui nelle wave Guyot questa volta è molto veloce anche Goncalves, un arrivo in volata, l'ultima curva, il vertice della collinetta, Spagna, Goncalves si appresta a vincere seppur di pochi metri, gara 1, Valentin Guyot nei confronti di Rigo Calves, di un Ale Lupino che sta per arrivare 6 decimi di distacco tra i primi due. Lupo invece ne accumula di più, perché in questi ultimi due giri si è reso conto di non poter avvicinarsi e ha mollato il colpo a 16 secondi, infatti, ma ci sta, magari preferito risparmiare e salvaguardare un po' di energie per il resto della gara. Sta per arrivare intanto l'arrivo con il piccolo errore, lo vedete là alla sinistra del teleschermo, il piccolo errore di Rui Goncalves, che ha perso la linea e ha consentito, anche se sarebbe stato praticamente impossibile, vero Michi? Sì, lì è proprio in una condizione che ormai all'ultima curva Guyot non avrebbe mollato, e per Rui sarebbe stato quasi impossibile riuscire a superarlo. Però l'ennesima conferma che fino alla fine i piloti non mollano e ci provano. Provano, perché fino alla bandiera scacca il risultato non è mai così. Arriva ora a 45 secondi di ritardo intanto David Philippers, tra poco sarà in quarta posizione, tra poco sarà la volta di Bonini, Mallet e Betty. Per il momento interrompiamo qui la diretta Facebook, quindi l'appuntamento è tra pochi minuti, perché alle ore 10.45 torneremo fra 5-6 minuti per gara 1 della MX2. Grazie per il momento a Michele, che ritroverò poi per la MX2 all'MX1 alle 13.50. Grazie Michi, buon lavoro, a più tardi. Grazie a te Ricciotti, ciao a tutti e buon divertimento ancora per la MX2.